ridurre il deficit. E questo è uno degli obiettivi principali del programma presentato questo lunedì dal leader laburista Ed Miliband a Manchester. A meno di un mese dalle elezioni nel Regno Unito, Miliband si contrappone a Cameron, accusato di essere forte coi deboli. Posso assicurare alla gente britannica che tutto quanto contenuto in questo programma ha una copertura, ha detto Miliband. Il deficit si ridurrà di anno in anno, i conti saranno equilibrati e il debito si ridurrà. Con me come Premier non ci saranno interessi che si contrappongano a quelli dei lavoratori di questo paese. Sarà questa la mia missione. Fra il dire e il fare, però, c'è di mezzo David Cameron, che mantiene ancora un leggero vantaggio sul resto degli avversari. Chi invece sembra stia perdendo appeal è lo UKIP di Nigel Farage. Dopo il grosso bottino alle europee, ma anche dopo un'attività parlamentare a Bruxelles abbastanza inconsistente, sembra difficile che il partito euroscettico possa ripetere gli exploit delle scorse consultazioni. Dal 20% dovrebbe ridursi all'11%, secondo gli ultimi sondaggi.